Il Città di Teramo vince in trasferta 3-0 a Pianella, tre punti pesanti e meritati per i biancorossi per una gara che non ha avuto storia. Evidente il divario tecnico tra le due squadre in campo e il risultato ne è stata una logica conseguenza. Senza il capitano Speranza, Pomante conferma lo stesso 11 che ha battuto la Turris 3-4-2-1. Il Pianella risponde con il 4-4-2 con Nicolino e Faieta in avanti. Un minuto di raccoglimento per la scomparsa del collega giornalista del Messaggero, opinionista televisivo, Gustavo Bruno. Nel primo tempo poche emozioni, tranne i gol. Passano 6 minuti e il Teramo in vantaggio con Palumbo, che direttamente sul calcio piazzato da 40 metri sorprende il portiere fuori dai pali e la sfera finisce in fondo al sacco. Al vantaggio importante per i biancorossi, la reazione del Pianella è confusionaria e il Città di Teramo a comandare il gioco, ma la squadra di Pomante ha qualche difficoltà a finalizzare. Il Diavolo insiste, trova il raddoppio al 27esimo con D'Egidio, ma la rete viene annullata per offside. Dopo 35 minuti arriva la prima occasione per il Pianella con il colpo di testa di Di Moia, che finisce di poco fuori. Sarà l'unica occasione del primo tempo e il Diavolo che ci prova sul finire di tempo al 35esimo con Di Giacomo e al 39esimo con Palumbo, ma la sfera viene respinta dal portiere. Il raddoppio per i biancorossi arriva al 45esimo con Sputore, che calcio in porta, il difensore respinge, ma la sfera era già entrata. 2-0 alla fine dei primi 45 minuti. Anche nella ripresa il Teramo padrone del campo. Al primo minuto Nikita sfiora la terza rete solo davanti al portiere. La gara si infiamma però al 22esimo con la doppia espulsione per entrambe le squadre. Ferraioli commette un'ingenuità che paga caro con l'espulsione insieme a Masiello. Fuori Kovalonoski e Palumbo, dentro Farindolini e l'ultimo arrivato Petrarulo. Al 29esimo davanti alla porta D'Egidio vince un rimpallo ma calcia incredibilmente fuori. Al 30esimo arriva la terza rete, un gran gol del giovane Sputore, il secondo gol della gara, una doppietta per lui che con il destro non perdona. Oramai gara quasi in archivio, spazio anche per il giovane Fullan e Marcone. Non accade più nulla, finisce 3-0, la seconda vittoria consecutiva, ma il Città di Teramo resta a 2 punti dalla Turris vittoria a Morro d'Oro. All'ultimo minuto le riprese di Manuel Centurame. No, ti può sfiorare in testa, però sapevo benissimo che era veramente difficile rifare gol al Teramo, perché obiettivamente è una squadra molto forte, quadrata, sa gestire la partita, sa gestire i ritmi, è troppo esperta per poterla ribaltare. Ecco, avete affrontato la Turris, oggi il Teramo, ce lo fa una differenza tra le due squadre? Il Teramo secondo me è più squadra, è più forte, ha giocatori di spessore in mezzo al campo e quindi a mio avviso è più forte il Teramo. Sì, ma noi sapevamo che oggi era quasi impossibile fare punti, ce la siamo giocata, ce la volevamo giocare diversamente, purtroppo è andata male perché nella prima palla abbiamo preso un gol dove ci ha tagliato comunque le gambe e non siamo riusciti a fare la partita che volevamo fare. Onore al Teramo che poi ha raddoppiato nel momento peggiore, perché tu prendi il 2-0 alla fine del primo tempo, poi ribaltarla diventa impossibile come oggi in pratica. Sì, prima di tutto ci tengo a dedicare questa vittoria a un tifoso del Teramo scomparso nei giorni scorsi, Gustavo Bruno. Per quanto riguarda la partita, sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo dato continuità di risultati, ma soprattutto anche di prestazione. Oggi siamo partiti un po' a rilento perché secondo me era dovuto pure dalla sosta. Abbiamo perso un po' di ritmo partita, piano piano abbiamo preso il suo momento della gara dopo il vantaggio con un gol di Palumbo. Dovevamo essere un po' più lucidi in certe volte quando riconquistavamo palla perché c'erano tanti spazi davanti a noi. È un po' più di cattiveria sotto porta perché oggi potevamo fare molti più gol. Una vittoria importante che però non vi consente di agganciare la Turris in vetta che ha vinto con il Morro d'Oro. Sì, ma noi lo dico sempre, dobbiamo pensare al nostro cammino. E poi qua è da un mese che si parla sempre di Teramo lotta, Teramo Turris, ma dietro c'è il Favale che corre come noi. Io quando ho incontrato il Favale ho detto che era un'ottima squadra, una squadra che mi ha impressionato dal punto di vista tecnico-tattico, quindi noi non dobbiamo pensare solo a Turris. Adesso come adesso dobbiamo pensare a noi stessi, a fare il nostro percorso. Fra un mese, 2 mesi è normale che si inizi a vedere la classifica, ma adesso è ancora presto. No, ma Alessio è un giocatore che, come tu, sta crescendo di condizione e anche di fiducia, perché i ragazzi, gli under soprattutto, sono tutti bravi, però più giochi, più acquisisci fiducia e poi si vedono i frutti in campo. Poi è un giocatore che il tiro da fuori ce l'ha, cioè grosse qualità dal punto di vista tecnico, però ci tengo a precisare anche la bravura di tutti gli under che abbiamo.
tutti gli anni, perché il direttore inizio anno ha fatto un grosso lavoro, un momento di emergenza, ha fatto un grosso lavoro cercare degli under così, così forti. Sull'espulsione di Ferraioli ha commesso un'ingenuità, una grossa ingenuità. Sì, grossissima ingenuità, soprattutto sul 2-0, risultato che nel senso eravamo in vantaggio, non doveva essere un po' più tranquillo, però ci sta, questa forse la troppa voglia che ha Emanuele, però adesso sfrutterà queste due giornate, penso siano due, perché Rosso Diretto sfrutterà queste due giornate per riposarsi, ci rivediamo l'anno prossimo, penso. E poi, però c'è anche da dire che all'inizio con 4 partite e mezzo ha fatto 7 gol, quindi ha avuto un grosso rendimento. Ma è importante che i ragazzi mi fanno sempre un'ottima prestazione, e oggi Nikita l'ha fatto. L'importante è che ci si trova sotto porta, poi gli attaccanti vivono di momenti. Adesso è un momento che ha difficoltà a fare gol, fino a un mese fa appena toccava palla toccava 2 palloni e faceva 2 gol. Quindi l'importante è che si impegna come sta impegnando adesso, è migliorato tanto dal punto di vista anche dell'atteggiamento. L'importante è la prestazione, poi il gol arriverà. Alessio, è arrivato un altro tuo gran gol oggi? Diciamo di sì. Ne sono due. Sì, però due. Io dicevo il terzo. Ah, il terzo, sì. È stato grazie all'assist specialmente di Francesco, il nuovo arrivato. Poi me la sono sentito, ho stoppato, ho tirato e è andato come è andato. Bel gol, tutta la squadra alla fine. Cioè, siamo meritati tutti quanti un gran risultato. Sì, sono molto felice di questo. Comunque avere la continuità di fare gol. Uno 2 settimane fa con la Turris, che era una partita molto importante. E oggi 2 gol... col Pianella è stata una grande soddisfazione, ma la squadra mi sta aiutando tanto. Teramo che sta trovando la continuità di risultati e anche di prestazioni, questo è importante, no? Per guardare in prospettiva futura. Sì, ma l'importante è l'atteggiamento che mettiamo in campo, come ci dice sempre il mister, bisogna andare con un atteggiamento giusto, non prendere sotto campo la partita e asfaltare chiunque ci abbiamo davanti. Noi più che una lotta a tre, diciamo, ci sta pure il Fontanelle, che è una grande squadra, ci stanno molte squadre che possono lottare pure per il secondo, terzo, quarto posto. Non guardiamo al Favale, non guardiamo a Turis, dobbiamo pensare soltanto a noi. No?